Mi è appena arrivata la Kaoi Box di ottobre, sempre con la sua scatolina bellissima, tutta un po' ammaccata dalle poste che sono sempre delicatissime. E niente, l'apro con voi, mi è appena arrivata. Oggi è 24 novembre, quindi ci ha messo un pochetto, l'ho ordinata il 16 ottobre. Allora, apriamo subito. Eccolo. Cartolina con tutti gli oggetti che stanno dentro. Si vedranno al contrario, è il cellulare che devo fare. Dice, vabbè, li leggiamo nel frattempo che scarto le cose. Oddio, che cosa sei? Oddio, è un astuccio peluscioso di Flan Daki Gurumi. È così e vi assicuro che è super morbido, cioè apriamo ed è pieno, pure dentro è morbido, ma così si sporca se ci metto le cose. E vediamo qual è. Oddio, non lo trovo. Flan, eccolo, Flan Daki Gurumi Plush Pouch. Ed è il primo oggetto. Dio quanto è morbido. Lo mettiamo qua. Poi c'è un'altra cosa carinissima. Un piccolo mini pouch a forma di gattino. Che carino. Dentro c'è la plastichina. La lascio così, non si rovina. Questa è l'etichetta. Oddio, il katakana non lo so proprio leggere. Però carinissimo. E dovrebbe essere... Dov'è? Neko Emoji mini pouch. Mini. Che carino. Con questa faccetta. Poi, cos'è questo? Un altro pouch. Ok. Un mostro. C'è la Torre Eiffel qua. Ed è Finger Family Monster Pouch. Un po' strano a dirla la verità. Dietro è tutto a quadretti, non si vede. Sì. Poi, oddio, questa penna l'avevo vista. Ma si stappa, è una penna. Uchikun Pup? No. Dov'è? Non è questa. Lollipop Pen. Però la devo scartare, vediamo. Oddio, proprio sti cose. Come si sta? Oddio, mo la rompo, guarda. Eccolo. Come si fa? Cioè, ah, ok. Vabbè, che figuraccia. Cioè, il tappo io non l'avevo visto. Una semplice penna che manco scrive, non scrive. Forse si deve riscaldare ancora. E io l'ho pure scartata, c'era il fiocchetto. No, adesso la rimetto. Ok, poi oddio, ci stanno questi cuoricini per la nail art. Non so se si vedono bene. E dovrebbero essere Heart Shape Nail Flakes, che sarebbero comodi se lavorassi la resina. Ma no, non la uso. Poi vedo una cosa mangereccia. Ecco, una cacchetta. Vediamo qual è. Uchikun Pup Lollipop. Mamma mia, non sembra invitante. Poi farò un video assaggi quando avrò un po' più di cose. Oh, questo cos'è? Made dai Sushi Bar Gummies. Qua sopra c'è scritto
Asushiya. E c'è, è un die kit con cui fare le caramelle a forma di sushi. Ma in minuscolo, farò un video su questo die. Quanta roba. Allora, qua ci sono queste perle Jewelry Seal Deco Stickers che servono più per il telefono o anche decorare altre cose, anche se non li uso molto. Poi c'è un kit coreano che dice Tu Chanuri Set. Vediamo. Dov'è? Dove si trova? Pattern Envelope Set. E praticamente ci sono questi stampini. Questi si intercambiano con il roller, invece questi sono quelli normali. Ma non capisco le figure. Ah, sono quelle disegnate sopra. Quindi qua c'è un gattino carino, un gattino strano e un gattino vestito come un orsetto. E qua dovrebbe esserci l'inchiostro. Carino. Poi, oddio. Questi li volevo tantissimo. Sono dei pattern envelope set, penso siano questi. Invece, no, questo che cos'era allora? Oddio. Popcorn rolling stamp set. Perché popcorn? Ah, ok, è la marca. Invece questo è l'envelope set. Lo apro. Per vedere quanti ce ne sono. Oh, sono solo 3, no, 4, 5. Sono 5. Oh, li userò per inviare le mie creazioni. Che sono così, con la barra rosa che poi si piega. E si chiudono. Con tutti i elefantini. Dolci. E per ultima cosa, ci sono gli sticker. Cute sticker e vediamo se animal sticker sheet. Ah, proprio, vabbè, tutte pecorelle. Poi c'è un cane, un'alpaca, una mucca, un maialino. Che carino. C'è anche un criceto. Che cos'è questo? Un criceto. E poi, come al solito, ci sono tutte le pubblicità della Japan Candy Box. Poi di Blip, che mi dà il 10% di sconto. Se volete usufruirne, ecco il codice, è sempre in contrario, Kawaii Love, tutto maiuscolo. E poi l'informazione di condividere la tua Kawaii Box per vincere una mega box del valore di $100, che ancora non ho visto vincere a nessuno. Ormai è vuota, fine dei regali. Spero che vi sia piaciuto il video e al prossimo video. Ciao!